La dottoressa Gambisi, che è presidente di Prodomed, progetto Donne del Mediterraneo, invece vogliamo fare un discorso ancora più esteso ed allargato. Se è vero che molto spesso associamo la violenza sulle donne come perpetrata da uomini prevalentemente, lei dottoressa ha un'esperienza a livello internazionale di come invece spesso la violenza venga fatta da donne su altre donne. Che tipo di violenza? È sempre una violenza di un uomo alla base, perché è una cultura, è una violenza di una cultura che è mal interpretata, perché non è una cultura, è una inculturazione, al contrario. Quello che a me è successo di coniugare il mio lavoro con la mia associazione. Occupandomi di riparazioni dei tessuti, mi sono occupata della riparazione dei genitali e genitali femminili in particolare, e mi sono occupata, avendo notato con l'associazione invece Progetto Donna del Mediterraneo, un problema gravissimo, cioè l'infibulazione e poi tutte le violenze che subiscono le donne, le ragazze, le ragazzine, per falsi problemi culturali, non sono solo infibulazioni, perché se andiamo nell'Africa vediamo anche, possiamo dire, delle violenze tribali. Il problema è che non avvengono solo là nelle tribù, anche quando vengono qui da noi poi continuano a portarle avanti, giusto? Allora, questo è il vero problema, perché il problema è che tutto ciò che è stato visto finora ed è stato, sembrava che riguardasse soltanto i popoli non acculturati, ci siamo accorti dagli studi, dalle nostre esperienze purtroppo giornaliere, che alcuni paesi hanno già superato questi problemi e noi li stiamo importando. Il problema dell'infibulazione, che è un problema gravissimo, secondo me si può ridurre, e tale viene visto ormai, ma tale deve essere visto, come una violenza della madre verso la bambina, della zia verso la bambina. Quindi la madre nutrice, la madre custode di questi valori, e la madre che ha sofferto questo stesso valore, questa madre agisce, o la zia, sarebbe in questo caso è sempre la zia, agisce sulla bambina. Quindi viene perpetuata questa violenza, perpetrata questa violenza. Questa violenza che ritroviamo per esempio nei paesi egiziani nel 96% della popolazione. In Marocco, che è stata già abolita, che è già stata superata, in altri paesi che era già stata superata, dopo, e che probabilmente adesso è tornata dopo queste false primavere, è stata importata da noi, nei nostri paesi, insieme a certe culture che vogliono vedere la donna sottomessa all'uomo, perché questo è il segno della sottomissione. Per cui il nostro combattimento come progetto Donna del Mediterraneo. Cosa fa Prodomed, è importante? Prima di tutto è combattere queste violenze su tutte le donne di tutto il Mediterraneo, proporre soprattutto di queste nuove culture, aiutarle a capire, a comprendere gli errori che stanno facendo, quello che stanno soffrendo, che è inutile, che non è un segno, non è una religione, ma è un problema di possesso dell'uomo sulla donna. Quando fossimo riusciti a fare questo, già avremmo raggiunto il nostro scopo. In più, ho sentito le altre interviste, quello che secondo me la soluzione migliore, il problema maggiore in tutto ciò è la libertà economica della donna, e quindi quello che secondo me è importante è aiutare la donna a rendersi autonoma a lavorare, e quindi
Allora, cominciare con l'educazione scolastica, la donna che comincia a sapere leggere, perché l'ignoranza fa stare sottomessa la donna, l'ignoranza non le fa conoscere quelle che sono le realtà. E questo anche in Italia purtroppo, quindi non soltanto nel resto del mondo. Dovunque. E l'ignoranza è la mancanza di lavoro, la mancanza economica, quindi la mancanza di libertà non si ritrova solo tra i ricchi, i poveri, dunque è orizzontale questo problema e penso che il vero aiuto si fa soltanto alle altre donne, aiutandole a imparare a leggere e a scrivere, perché abbiamo un ritorno alla ignoranza più totale. L'analfabetismo di ritorno è fortissimo, non solo nei paesi quelli del profondo Mediterraneo, parliamo del profondo Italia. E senza tanto... Quindi questo è il messaggio, prendere coscienza ma soprattutto evitare che ci possano essere dei baratri di oscurità attraverso l'analfabetismo e le sottoculture. Grazie.